Martedì si inaugura una struttura molto importante per Padova. Ne parliamo in anteprima per voi telespettatori con il rettore Zaccaria. Di che cosa si parla con questa struttura? Che cosa cambierà? Ma parliamo del fiore di botta, cioè di un importante edificio che darà anche in zona via Venezia, via del Pescarotto, che darà un segno alto di architettura contemporanea, che nel contempo è un edificio molto importante per la nostra didattica dell'area di medicina e di biomedicina. Il futuro per quanto riguarda la nostra città di ciò che è la medicina è preoccupato? Ci sono sempre più tagli per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda soprattutto la ricerca? Ma guardi, noi ultimiamo un'opera estremamente importante, molto impegnativa, basti pensare sono 35.000 metri quadri che ospiteranno qualcosa come 18 aule, 25 laboratori, 2 aule studio, ciascuna a 200 posti, destinate a migliaia di studenti, e quindi ogni giorno qui avremo un'importante fetta della didattica di medicina. E quindi questa realizzazione impegnativa e anche molto bella dal punto di vista architettonico, il fatto di averla portata a termine è una grande soddisfazione, perché vediamo che a Padova molto si parla, poco poi si fa, e noi abbiamo appena finito le nuove serre dell'Orto Botanico, ora aggiungiamo questa nuova gemma al nostro grande patrimonio che viene messo a disposizione della città, degli studenti e di tutti i cittadini. Ecco, per quanto riguarda la situazione della sanità, oggi ne parleremo in questo convegno organizzato qui dalla scuola medica. Certamente Padova ha assoluto vitale bisogno di un nuovo policlinico universitario per mantenere la competitività rispetto a tutta Italia, per mantenere la sua eccellenza e anzi per attirare pazienti da tutta Europa. Questo è possibile solo però con un investimento e con la convinzione. Finora abbiamo sentito molti stop e molti veti, confidiamo di andare avanti.